Soprattutto la grazie a Francescato che ci siamo conosciuti nel 95 a un convegno che eravamo pieni di buone intenzioni e devo dire che sono state buttate tutte. Cioè ce ne fosse una sulla quale io potrei dire guardi, da allora è un disastro. Quindi mi rivolgo soprattutto a lei, che poi è una di questo mondo, diciamo, dell'ambiente, ma anche agli altri che sono magari esperienze culturali diverse. Perché questo è un patto, ma non è un patto che è nato ieri, non è la prima esperienza nel mondo, quindi anche copiando quello che fanno gli altri patti avrebbero fatto il minimo che potevano fare. Di fatto si fa tutto ciò che non fa parte di un patto. Ad esempio, turismo. Se voi chiedete al presidente del patto, le presenze turistiche sono aumentate? Vi risponde, non lo so. Sì, e vi dico sì, perché loro danno gli incentivi. Danno un incentivo a uno che organizza domani, io mi sveglio stamattina, organizzo un gruppo, lo porto un po' lì, mi danno un incentivo sul viaggio dell'autobus, sul pranzo e sul turismo. Bene, che cosa succede? Che ho aumentato un po' lì, il turismo di quelli che vengono a fare la scampagnata. Ma se chiedete a un albergatore, che parlavo oggi a pranzo, sono sparite le agenzie di viaggio. Quelli che organizzano i gruppi che vengono lontano, che stanno una settimana, quelli che organizzano i viaggi per i singoli che arrivano qua da soli, prenoti d'albergo e poi vanno in giro per le montagne. Non vengono più perché? Perché ad esempio il fatto non ha fatto una sentenza recente. Cioè quando a me mi telefonano e mi chiedono come devo fare per andare sul pulino, rispondo non lo so, perché se ti dico due cose si perde sulla colpa mia, però di fatto questa è la realtà. Quindi sta sparendo il turismo quello di qualità, quello che viene per vedere i fiumi, i fiumi, l'acqua reale, il lusso, eccetera, eccetera. Inoltre, la domanda è, quando arriva un gruppo di pensionati in una scuola, se qua dopo 20 anni non sono stati capaci di aprire ancora un museo del lusso, un museo del fiumi origami, un museo della lontra, ma la scuola che deve venire a fare, tranne la passeggiata a piano lungo, cioè, in 40 anni che si fa turismo scolastico, cioè cominciato prima che nascesse il patto, noi, i nostri programmi sono sempre gli stessi, piano lungo, Civita, Giusto Antonio. Cioè, non possiamo porre nient'altro, qua abbiamo Quirino, lo Zampognaro, sono 20 anni che costruisce Zampogna, ancora ci sono stati cavolo di incentivare la nascita di una struttura dove uno possa andare a studiare, come si costruisce una Zampogna. Quindi, la domanda è, in questi 20 anni veramente, questo fatto che ha fatto è nulla. Purtroppo lo devo mettere io, cioè che sono uno che non lavoro per il fatto, lavoro proprio, però per me il fatto è un caso di lavoro, è drammatico. Ed è drammatico perché la risposta poi di un cittadino qualsiasi che vede questo sfacelo, cioè vede che cosa? Che il lupo, la lontra, il pino legato non produce, tra virgolette, ricchezza, è ovvio che poi magari dici no, ma adesso apriamo la centrale, invece no, perché questo crea più lavoro, più occupazione della centrale. E questo bisogna che si convincano anche i politici che sono più lontani, diciamo, da valori ambientalistici. I parchi nel mondo producono lavoro, ovunque, ovunque voi andate i parchi funzionano, tranne in Italia, questo è un dato di fatto, perché si continua a pensare alla poltrona del presidente del parco come una poltrona dove parcheggiare un politico trombato, e questo lo sanno bene tutti i partiti, dall'estrema sinistra all'estrema destra. Pittella stesso da me fu qualche anno fa invitato quando ci fu il cambiamento del presidente da Bobbiatino, un altro campione di ambientalismo, e dice guarda, qua il pochino funzionerà solo se verrà messo persone che hanno competenze e conoscenze di questo territorio, di questo territorio. Ma io vorrei anche un presidente del fatto che qualche volta in Polonia per il parco di Aluvezza o a Grand Canyon in America ci possa andare per rendersi conto, oppure più vicino al parco d'Abruzzo, un parco che funziona ed è vicino a noi, vi invito ad andarci per rendervi conto anche voi
cosa manca qua, perché se no non sappiamo neanche noi cosa magari. E allora, se noi abbiamo dei precedenti, e gli ultimi due precedenti sono persone, uno che ha messo piede nel Parco del Pollino quando è stato nominato presidente, prima non c'era mai stato, non so se è come se io affidassi il Colosseo a uno che non è mai stato a Roma, cioè non si rende conto neanche cos'è che c'è. L'altro invece c'è Napoli, perché è normale, appunto. Altrimenti pure lui, forse più legato l'ha visto la prima volta perché ce l'hanno portato in peso. Cioè, con presidente così non si va da nessuna parte, c'è bisogno di gente che sappia che cosa è un parco, sappia quali sono i valori che insegna un parco, sappia cosa bisogna fare nel parco per farlo diventare qualcosa che funziona. Quindi non dire che faccia due politiche e di muovere su questo piano, altrimenti è anche difficile poi fare battaglie, diciamo, con questa centrale del MEF, perché non possiamo far vedere ai nostri ragazzi che cosa significa un parco e perché non abbiamo bisogno della centrale del MEF. Per dire. Grazie.